limitare ad esempio le aree dove è più necessario avvalersi di questo apporto informativo da parte dei gruppi che si costituiranno per innanzitutto vedere ciò che accade intorno alla propria abitazione. Se vedete, ho fatto riferimento qui proprio a questa rete che si costituisce e che oltre a andare a espletare funzioni di sicurezza generale, qui insomma dovremmo essere anche abbastanza precisi perché ovviamente ci sono anche dei limiti che dovranno essere osservati da queste associazioni e dagli appartenenti al gruppo, va ad esercitare tutela dell'ambiente e la difesa del decoro urbano a partire proprio dall'area intorno alla propria abitazione.